Buongiorno a tutti, dunque, il tag sulle serie TV. Ci ho pensato un po' prima di farlo e ho necessariamente dovuto prendere quei 4 milioni di appunti perché è difficilissimo per una persona che da una decina d'anni, diciamo, guarda serie TV, è difficilissimo mettere le idee. Anche solo nero su bianco, anche solo pensare così, ti devi fermare, pensare a tutte le serie TV che hai visto, addio. Ovviamente è impossibile e io ho cercato di segnare almeno quelle che mi sono rimaste impresse, dividendole un po' in categorie. Ho visto ieri il video, ieri o avanti, non mi ricordo, penso ieri, il video di Simona Mi Spegni 09. Ha fatto un video che mi è piaciuto tantissimo. Lei ha un modo di spiegare così come quando parla di libri. A me piace tantissimo, perché ha questo modo che ti incanta, questo modo di parlare, di spiegare le cose che io posso anche sognarmi. Così che, insomma, poi alla fine mi ha detto: "Dai, Ale, fallo anche tu." Io effettivamente chiudo la porta, va? Ma ti metti in pausa? Eccomi. Devo ancora guardare tra l'altro il video di Chiara, Chiara83, che anche lei, insomma, è una mangiona di serie TV. Dunque, allora, io non farò il tag, ho deciso di non fare il tag. I tag mi stanno stretti, è una tipologia di video che io non faccio quasi mai. Perché hanno sempre all'interno delle domande, a seconda dei tipi di tag, o che ritengo troppo personali a cui non risponderei mai, o delle domande che trovo abbastanza idiote, oppure, non so, in questo caso, ci sono delle domande alle quali non mi interessa rispondere, per cui, ho scelto di dividere le serie TV per categorie. Alla fine, quello che è, diciamo, il succo di questo tag, è nominare le serie TV e dire un po', non so, di che categoria possono far parte, se ci sono piaciute, se non ci sono piaciute, e quindi questo è lo scopo del mio video, mettiamola così. Allora, io partirei con, come ha fatto Simona, parlando delle serie TV con cui abbiamo iniziato, quindi delle prime cose che abbiamo visto che non erano serie TV, ma erano delle, come si dice? Non delle fiction? Oh mio Dio, non mi viene il termine. Che cosa brutta! Dei telefilm, molto semplice. Allora, i primi telefilm che io mi ricordo di aver guardato, ovviamente, Happy Days, che per quanto, dunque, io sono nata nell'83, quindi ho 31 anni. Negli anni 80 Happy Days la davano, come l'hanno data negli anni 90, come l'hanno data negli anni 2000 e come la danno anche adesso, anche se la danno di notte. Quindi Happy Days io l'ho vista tra la fine degli anni, 90, degli anni 80, perché ero piccolina, ma me la ricordo perfettamente, che poi durante tutti gli anni 90. Molto carina, mi è sempre piaciuta, mi affascinava perché tuttora quando io guardo un film, una serie TV, ma più i film in questo caso, se io vedo dei costumi, dei trucchi anni 50, anni 60, oppure primi del Novecento, fine 800, quelli in costume, io impazzisco perché mi piacciono da morire. E quindi già Happy Days mi conquistò proprio per questo motivo: queste gonne a ruota, queste pettinature anche con le frangettine corte, questi capelli un po' cotonati, il rossetto rosso, mo, mi facevano morire, troppo bello. Tranne il calzino corto sulla scarpina bassa, quella la trovo orrenda. Poi, quindi Happy Days, di quel periodo, quindi il mio periodo da bambina, tra l'essere bambina e l'inizio della teen age, io direi anche i Robinson, i Jefferson, che ho sempre creduto essere una scopiazzatura dei Robinson. Per me erano neri e quindi dovevano essere, cioè non poteva, era praticamente la stessa serie TV, queste serie a tema familiare, mi sembrava che facessero anche le stesse smorfie, le stesse, boh, a me sembrava una scopiazzatura.
non perché fossero neri, mi è uscita malissimo questa frase, ma insomma, sì, le persone intelligenti capiranno che... Arnold, chi è che non ha visto Arnold? Era meraviglioso lo stesso, meraviglioso, ironicissimo, favoloso. Super Vicky, ditemi voi se non avete sognato almeno una volta di avere Super Vicky a casa vostra, da mollare nell'armadio quando non avevate più voglia di lei, e poi o anche di indossare quel vestitino che aveva, che a me faceva impazzire, però mi dava fastidio che fosse sempre vestita allo stesso modo. Io avrei tanto voluto farle fare tutti i miei compiti, ma io Super Vicky a casa purtroppo non ce l'avevo. Genitori in blue jeans e tutta una serie di telefilm anni 90 di quel periodo, non mi ricordo, ne ho uno in mente, ma non mi ricordo, tipo La moglie di papà, qualcosa del genere. Non sono andata a cercare, quindi non mi ricordo esattamente. Ma questi sono stati più o meno tutti quelli che ho visto, ecco, inizio anni 90. Poi c'è stato l'avvento della Tata. La Tata è stata una delle prime, dei primi telefilm che io ho iniziato a seguire in maniera assidua, perché naturalmente stiamo parlando di tutti i telefilm da guardare rigorosamente davanti alla TV. Cioè non esisteva computer, non esistevano DVD, non esistevano raccolte o come adesso grandi scorpacciate di telefilm o di serie TV, perché si doveva aspettare la puntata quotidiana o spesso, quando erano nuove, la puntata settimanale, che appunto aspettava con trepidazione, che adesso a me mi vengono i nervi solo a pensarci. E la Tata, vabbè, io la Tata l'ho visto, rivisto, se dovessero darlo lo guarderei ancora perché era qualcosa di meraviglioso. Lei trashissima, trashissima e allo stesso tempo meravigliosa. Tra l'altro, lei, Fran Drescher, ha fatto anche una serie TV che non ho segnato, ma ora mi è venuta in mente, che si chiamava Divorced, quindi divorziati, divorziata, non so. Che penso, ecco, quella fa parte della mia categoria delle serie che hanno interrotto. Perché, togliamo il telefono, perché penso abbiano fatto una sola stagione. Lei è un fiume in piena, quindi ovviamente tutte quelle che davano in TV io le guardavo in italiano, logicamente come tutti voi. Quando poi è arrivato, sono arrivati, insomma, è arrivato il computer, la DSL, la possibilità di scaricare, di guardare in streaming, eccetera, io al 90% guardo tutto in inglese. Mi piace moltissimo, ho avuto modo di imparare un sacco di cose in inglese e lo preferisco, cioè la resa della lingua originale non ha confronto. Per quanto noi italiani abbiamo dei doppiatori meravigliosi, di una bravura secondo me eccezionale, vi basti accendere un canale spagnolo per dire, perché quando sono stata in Spagna, le volte in cui sono stata in Spagna mi capitava di trovare delle serie TV che conoscevo doppiate in italiano e anche la voce dell'attore in lingua originale, le voci spagnole vi fanno accapponare la pelle. Sarà che noi siamo abituati a un altro modo di parlare, ma la voce calda del doppiatore italiano è qualcosa di meraviglioso. Comunque, la lingua originale per me vince su tutto. Ho sputato probabilmente. Quindi la Tata è un punto fermo, è uno dei miei punti fermi di quelle serie TV che guarderei e riguarderei a ruota, tant'è che chi conosce la mia pagina Facebook della cucina, Homemade Cooking, apro il frigo sa benissimo che nella mia icona c'è un frigo aperto e poi c'è lei, Tata Francesca, che esce dal frigo. Un mio amico mi fece questo logo, così. Mi associò a quel personaggio, forse per i capelli, non penso per altro, ma non lo so. Per l'allegria, forse, non lo so. Comunque, non certo per la fisicata, ecco. Otto sotto un tetto, altro telefilm storico. Storico perché
Steve Urkel, credo si chiamasse, cioè qualcosa, che poi all'improvviso diventava un figone, cioè da nerd superstar diventava un figone pazzesco, cioè era divertentissimo quel telefilm. Crescendo quindi nella fase adolescenziale, della fase adolescenziale io ricordo Sabrina Vita da Strega, che davano il pomeriggio, mi è sempre piaciuto tantissimo, c'era Salem il gatto con le due zie che erano due streghe, Salem il gatto parlante, Sabrina Vita da Strega l'ho seguita con tanto piacere, poi... Forse l'ultima stagione, poi io forse ho smesso di seguirla un po' l'ultima stagione perché un po' stava diventando noiosetta per me, che probabilmente crescendo mi ero interessata ad altre tipologie di telefilm e infatti, beh, oddio, sì, tra l'essere bambina e l'essere ragazzina. Ci è passato ovviamente anche Beverly Hills 90210, un telefilm che non mi permettevano di guardare. Io ho un fratello più grande, quindi quando la guardava lui io cercavo di infilarmi, ma molto spesso la mia mamma, anima bella, mi incazziava e non mi permetteva di guardare Beverly Hills. Sta di fatto che negli anni, con le varie repliche, io mi sono vista tutta Beverly Hills 90210, che mi piaceva moltissimo. Se ripenso a quei trucchi anni 90, mi si accappona la pelle, o meglio, se penso, ma che colore mi sta dando questa luce? Perdonate la luce. Se io penso al trucco agli anni 90, io penso a Beverly Hills perché quei trucchi e quei vestiti erano agghiaccianti e poi negli anni hanno proprio passato tutte le fasi del peggio degli anni 90. Che meraviglia! Aspettate, ok. E non ho ancora iniziato l'avvento del computer. Pensate a quando finiremo questo video, ma almeno 40 minuti. Pensate che nella memoria ho solo 21 minuti. Vabbè. Beverly Hills, se i Jefferson erano la scopiazzatura dei Robinson per me, Melrose Place era la scopiazzatura di Beverly Hills. Melrose Place erano un po' più adulti, la seguivo ma non l'ho mai seguita con lo stesso interesse, quindi penso di non averla mai finita, l'ho mollata. Passando a qualcosa di allegro, Friends, sicuramente Friends l'abbiamo vista tutti, divertentissima. Carinissima, e lì c'è stata la mia cotta per i capelli di Jennifer Aniston. Non sapevo ancora, ma l'ho capito poi quando lei è diventata attrice di cinema. E tuttora, dov'è il tag? Penso che sia My Hair Story Tag, insomma il tag sui capelli. Quando ti chiedono qual è la tua cotta per vorresti i capelli di chi, non mi ricordo. Io vorrei i capelli di Jennifer Aniston, cioè i capelli di Jennifer Lopez e Jennifer Aniston sono qualcosa di, cioè, a mio avviso, invidiabili, sono fantastici. Ah, oh, almeno per io vorrei per 24 ore i capelli di una e per altre 24 ore i capelli dell'altra. Mi accontenterei. Vabbè, comunque, quindi Friends ci è piaciuta tanto. E poi arriviamo all'adolescenza, proprio quella, il pieno, il fiore dell'adolescenza, che poi non è mai finito, perché la mia serie TV, la prima serie TV che io ho iniziato proprio ad aspettare, per la quale mi sono commossa nel finale di stagione e che ho iniziato proprio a bramare perché dovevo guardarla, perché ogni volta che la ridavano io ho continuato per 10 anni a guardarla, è stata logicamente Dawson's Creek. Avrei spaccato la faccia a Dawson dalla prima all'ultima puntata, io l'ho detestato e io amavo Paisley con tutto il cuore, il che mi ha portato a guardare Fringe, ovviamente. Appena è uscito. Dawson's Creek, una roba che se pensi che un sedicenne potesse parlare in quel modo, ovviamente oggi ti verrebbe da vomitare, ma cioè, era impossibile. Facevano questi ragionamenti che neanche il cinquantenne più acculturato, intellettualoide, riuscirebbe neanche a immaginare. Però c'erano delle punte non lo so, di. Se vuoi, di realtà, di drammaticità, anche un po' di assurdità, ma io l'ho trovata
una serie TV che, nonostante appunto l'assurdità dei dialoghi, potesse spingere un adolescente medio ad alcune tipologie di riflessioni. A me è piaciuta comunque moltissimo, quindi la passione per gli episodi a puntate inizia per me con Dawson's Creek, senza dubbio. Per poi arrivare, non so se qualcuno abbia dubbi sul fatto che io possa nominare questa serie TV, dato il nome del mio canale, che per i più è The Gilmore Addicted, che significa appunto che io sono dipendente totalmente dalle Gilmore Girls, cioè una mamma per amica. Allora, è uscito, penso nei... Non mi ricordo se è qualcosa tipo 98-99. O due, dal 2000 al 2006. Sapete che ora ho questo dubbio, non ho controllato, quindi colpa mia. Ma io, appena ho scoperto questa serie TV, non l'ho più lasciata. Ho iniziato a guardarla logicamente in TV, come tutti noi, ma poi, appena ho avuto modo, appena l'ho trovata online, quindi decisamente diversi anni dopo, io ho scaricato tutto, io ho tutte le puntate, tutte le 7 stagioni, e da diversi anni a questa parte io le guardo a ripetizione. Penso di essere arrivata almeno alla decima ruota di tutte e 7 le stagioni, e il mio fidanzato mi dice: "Ma non ti rompi le scatole a riguardarla dall'inizio alla fine?" No, mai, assolutamente mai. La serie TV droga assolut per me è una mamma per amica. Io, se devo, quando faccio le pulizie, se devo cucinare, se pranzo da sola, se sto lavando i piatti, io ho su una mamma per amica a ruota, in maniera veramente, cioè, sarei da studiare praticamente. Ovviamente ho iniziato quando avevo l'età di Rory. Che ve lo dico a fare, che adesso l'età di Lorelai, ma va bene lo stesso, è il ciclo della vita. Logicamente, nella domanda, la coppia del cuore, no, dalle serie TV, che dire, Lorelai e Luke, non c'è niente da dire, vero? Io li amo, li adoro, e peraltro il fine di stagione della settima di Una mamma per amica era un semplice finale di stagione, ma non un finale di, appunto, di tutta la serie. Perché l'hanno troncata così, e noi, io ogni volta che la riguardo spero che salti fuori un nuovo finale, ma purtroppo non salta mai. Come altra coppia all'interno di questa serie, anche Rory, per quanto Rory sì, mi piace, specialmente mi piace nelle versioni un pochino più adulte, quindi nelle ultime stagioni, è sempre un... Cioè, non regge il confronto con Lorelai, perché Lorelai è un fiume in piena ed è meravigliosa. Cioè, è come vorrei, io vorrei essere lei. È fantastica. È una donna indipendente, con tanti problemi, tante insicurezze, ma legata alla figlia in una maniera viscerale, legata alla sua cittadina, alle persone che ama, ironica, non vuole mai essere triste, è sempre lì che lotta con un sorriso sulle labbra. Io la adoro. Lo so, sono da curare, perché un attaccamento del genere a un personaggio, non so, sto problemi. Rory e Jess. Jess è Milo Ventimiglia, logicamente, il che mi ha portato a guardare la serie TV Heroes, di cui parleremo poi. Loro sono stati una coppia che mi è piaciuta molto, di breve durata. Lui, ogni volta che lo vedo, lo abbatterei proprio, perché gli vorrei dire: svegliati, ti accorgi di come ti stai comportando male, svegliati. Ecco, secondo me sono una coppia, per giunta sono stati insieme anche diversi anni nella realtà. E sono una coppia che, secondo me, non ha tirato fuori tutto il potenziale che, non ha sfruttato tutto il potenziale che aveva, perché, secondo me, sono stati stroncati così. Poi è arrivato Logan, che, boh, a me sto biondino ricco non me l'ha mai detta, come Dean. Dean era moscetto. Ovviamente il personaggio di Dean mi ha portato poi a guardare Supernatural, ma vabbè. Va bene.
finiamo velocemente, diciamo, e nominiamo anche Sex and the City. Le mie due serie TV dipendenza sono, è stato sicuramente Dawson's Creek, ma poi quelle che mi sono portata dietro, oltre a Una mamma per amica, sicuramente Sex and the City. Ho tutti i DVD originali, quelli che davano su TV Sorrisi e Canzoni, ma comunque pagati. In più ho nell'hard disk esterno tutte le puntate scaricate, in modo da poterlo guardare sempre in ogni dove. Sex and the City è meraviglioso. Mi è piaciuto da subito, mi ricordo di averlo scoperto una notte mentre facevo zapping, avevo la TV in camera per un periodo, facevo zapping e sulla 7 trovai una puntata. Era un nome, Sex and the City, che mi diceva, mi aveva sempre detto qualcosa, l'avevo sempre sentito nominare, ma mi dava l'idea del peccaminoso e quindi non l'avevo mai, non l'avevo mai ricercato, guardato. Poi una sera lo trovai e ciao. Di lì a poco uscì la raccolta su TV Sorrisi e Canzoni, io la comprai tutta e da lì, eccola, mi è volata la penna. E da lì lo stesso per anni a ripetizione. L'ho riguardato tra l'altro quest'estate dopo un po' di tempo e niente, è sempre meraviglioso, battute storiche, personaggi che ti rimangono nel cuore per forza, al di là di tutto l'aspetto sessuale più o meno condivisibile, però è molto goliardico e in alcuni punti anche molto profondo. A me è piaciuta tantissimo, i film un po' meno, li guardo e se uscirà il 3 guarderò anche il 3 senza dubbio, ma non reggono, cioè non, un film non può reggere il confronto con la serie TV. Certo, se mi facessero anche il film di Nessuna mamma per amica, no? Di quel periodo lì, quindi sempre sull'adolescenziale, i primi 20 anni, va, ci butto dentro anche i primi 20 anni, Will e Grace, cioè dico solo Karen, Will e Grace di una comicità disarmante, peraltro anche degli omosessuali in una serie TV, una cosa che dopo Jack di Dawson's Creek, ecco, non era così... almeno per la TV italiana non era così scontato da trovare. Erano, vabbè, fortissimi Will, Grace, Karen, oddio non mi viene il nome, Jack, anche lui si chiamava Jack, vabbè avete capito, Will e Grace, fenomenali, proprio brillante, immediato, bellissimo. Dharma e Greg, la coppia che è venuta dopo poi Will e Grace, solo che loro erano sposati, tutt'altra tipologia di telefilm, ma mi piaceva tantissimo e adoravo seguirlo in TV perché lei era un po' così, un personaggio un po' particolare, quel personaggio che io non potrei mai essere, un po' zen, un po'... ma non... vabbè, ve la ricorderete, Dharma e Greg, meravigliosa. Poi Felicity, parliamo di una serie TV di quelle proprio, tra un po' dovrò stoppare purtroppo e andare a cancellare qualche vecchio video perché penso che questo video durerà almeno 40 minuti perché cioè, non ho ancora iniziato le categorie, figuriamo. Felicity, un telefilm drammatica, a parte i colori di questo telefilm che erano tutti, era sempre tutto sul marroncino, rossiccio, marroncino, rossiccio, questi ragazzi universitari uniti a personaggi universitari e non, sta ragazza Felicity con dei boccoli meravigliosi che all'improvviso decide di tagliarli tutti, quando ho visto Felicity con i capelli corti ho detto oh, cosa hai fatto, però tutto sommato stava molto bene, lei è una bellissima donna, sempre, lei è sempre molto calma, molto brava, molto, molto bon ton, molto carina, di quelle che gli uomini le si gettano i piedi senza che lei faccia niente. Ogni tanto mi dava un po' sui nervi. Comunque, Felicity, fatti una risata. Cioè, ma non si rideva in quel telefono. C'era una storia, un dramma dietro l'altro. Comunque l'ho guardato tutto. Ovviamente un altro telefilm da adolescenti era The O.C., The Orange County,
carini. Ovviamente Marissa e quell'altro disadattato non mi sono mai piaciuti. Lei, poverina, insomma, ha fatto anche una brutta fine. Mentre Seth Cohen è... Che poi lui si chiama Adrien Brody, se non sbaglio, che poi ha fatto anche una parte in Una mamma per amica, cioè prima ha fatto una parte in Una mamma per amica, era il fidanzato di Elaine, e lei, che è Rachel Bilson, se non sbaglio, Summer e Seth, meravigliosi. Lei mi piaceva tantissimo prima, che poi mi ha portato a seguire la serie TV Heart of Dixie, che... È ancora in corso, di cui vi parlerò dopo. E basta. Ah no, Ghost Whisperer, lo stesso. Questa è molto più recente. Beh, insomma, ci avrà pure lei una decina d'anni. Con Jennifer Love Hewitt. Non mi ricordo mai il nome di questa qua. Comunque, Ghost Whisperer, molto carino. Lei, viso bellissimo. Anche un bel fisichetto, abbastanza rotondino. Molto carina la serie TV, insomma, ovviamente ci sono i fantasmi, morti, così, ogni puntata morte, la morte, però molto carino. Poi mancano 7 minuti. Buffy, non ho parlato, non ho nominato Buffy perché Buffy l'ho seguita... Ah no, aspettate, non ho nominato Veronica Mars. Veronica Mars, protagonista, Kristen Bell, o Kirsten, no, Kristen credo. Kirsten Bell, no, Kristen, vabbè, insomma, lei. Che anche lei poi ha fatto Heroes. Veronica Mars mi è piaciuto moltissimo, l'ho seguita tante volte, anch'essa fino alla fine, e so che la scorsa primavera è uscito il film, che non ho ancora visto. Ma che penso, guarderò. Ovviamente anche lì un adolescente che risolve dei casi allucinanti, che inizia a fare l'investigatore privato. Vabbè. Credibilità molto poca, ma la storia mi piaceva un sacco. Buffy l'ammazza vampiri, con due V l'ho detto, ma va bene lo stesso. Buffy l'ammazza vampiri. Avevo iniziato a seguirla, ma poi staccò. Mi ricordo che c'era lui, Angel, mi aveva preso proprio alle balle, quindi l'avevo assolutamente mollata. Ma so che ha avuto un enorme seguito. Allora, a questo punto, pensate che in tutta la mia roba, in tutti i miei appunti, vi ho parlato solo di queste. Quindi, e sono passati n minuti, non so, 25, non lo so perché non lo vedo. Ok, allora. Io ho diviso e io vorrei andare lento, cioè vorrei andare veloce, ma sembra impossibile, quindi perdonate. Ho diviso un pochino tra, non so, quelle serie TV comiche. Quindi ora passiamo all'avvento, ovviamente, del computer, della DSL, dello streaming, del Emule prima, del torrent adesso, di Mediaset Premium e di Sky. Ma io sono più per il computer e abbiamo un po' di categorie. Ci sono quelle, non so, le serie TV per ridere, ci sono quelle che sono state interrotte, ci sono quelle un pochino più dark, quelle nuove che ho scoperto da poco, alcuni consigli di serie TV che mi piacciono e che ho seguito negli ultimi anni e che vi consiglio. Ci sono quelle per riflettere, quelle che ho definito belle. Perché non so, sono un misto tra un drammatico, un familiare, un mezzo comico e drammatico, quindi non saprei effettivamente dove catalogarle. Ci sono quelle serie TV che ho mollato e quelle che devo ancora terminare, che ho accantonato momentaneamente, ma non perché mi abbiano fatto schifo, ma perché mi sono bloccata e mi mancano di tutte l'ultima stagione, non so per quale motivo non le abbia ancora finite. Iniziamo facendoci due risate negli ultimi 4 minuti che mi restano. Allora, ovviamente ragazzi, io vi sto parlando di serie TV che, cioè, non sono tutte quelle che ho visto, non possono essere tutte quelle che ho visto, quindi quelle che mi sono venute in mente. Sarebbe impossibile, specialmente nella sezione ridere, non è impossibile che io possa farvi, cioè, possa elencarvi tutte quelle che ho visto perché, ma non me le ricorderei mai, credo, assolutamente. Dunque, serie TV che mi hanno fatto ridere, quindi di quelle americane,
Così da passarci il tempo, che passano un po', che si sono trovate, non so, anche su Mediaset Premium, che spesso danno anche nei canali un pochino più nascosti, sempre anche di Mediaset così, anche su MTV li hanno date, però non so esattamente. E penso che abbiano interrotto, quindi questo sono nel dubbio perché non sono andata a controllare. Ci sono serie TV come Better With You, Better of Ted, che sono delle serie TV di quelle appunto, quelle americanate un po' idiote, come adesso c'è anche, non so, The Millers, quelle familiari che durano quegli episodini così di 20 minuti, un po' gli americanate demenziali, diciamo così. Ho finito anche la batteria, evviva! Non particolarmente degne di nota, quindi non rientrano sicuramente nei consigli. Tutto il resto sì. Tra la demenzialità assurda, ma io ho adorato questa serie TV, c'è Raising Hope, che era meravigliosa. La serie di questa famiglia, la nonna, poi, cioè, se qualcuno di voi conosce Raising Hope, la nonna è una delle attrici comiche che io adoro di più perché cioè, è meravigliosa. Io la vorrei conoscere questa signora. La storia di questa famiglia non particolarmente ricca che tra le vecchie serie TV di quando ero ragazzina così c'è anche Malcolm. Malcolm mi piaceva un sacco. Torniamo a Raising Hope. C'è questa famiglia non, decisamente non ricca che ha questo figlio adolescente che con varie avventure, insomma, ha una bambina con una ragazza che poi verrà messa in prigione e quindi, insomma, la bambina si chiama Hope e tutta la serie TV gira intorno alla storia di questa famiglia. Ripeto, una serie TV piuttosto demenziale, ma che a me è piaciuta tantissimo. Poi, Cougar Town, lei è Courtney Cox, cioè. Come si chiama? Friends? Per favore, Monica di Friends, che tutti voi conoscerete, che da, insomma, quarantenne, ha fatto appunto una serie sulle cougar, cioè sulle panterone quarantenni, che poi le cougar forse anche un po' più adulte, anche un po' più grandi di 40. Devo bloccare, ci vediamo tra poco. Rieccoci. Dunque, dicevamo Cougar Town, una serie TV sempre con un tema molto leggero. Ricordiamo che siamo nella categoria ridere, e quindi le avventure di questa donna di 40 anni che ha, non so, nei rapporti col figlio adolescente, con i vicini di casa che sono uno più pazzo dell'altro, nuovi amori particolari, come dire, dipendenze da bicchiere di vino rosso che riempiono fino all'orlo. Questi americani, molto carina, molto leggera, ma piacevole. Qualcos'altro di vecchiotto? No, penso che tutto il resto sia abbastanza recente. The Middle, io mi auguro che The Middle lo conosciate tutti. Perché Brick è uno dei bambini che dovrebbero essere ricoverati in un ospedale psichiatrico più toghi che io conosca. Brick è un bambino che ha così non so come si, dei comportamenti un po' ossessivo-compulsivi, tipo ripetere le parole. A voce bassa, a voce bassa, ecco così. Brick è meraviglioso, quindi The Middle assolutamente carinissimo. Tra l'altro lui, il papà di Brick, è colui che in Scrubs faceva l'inserviente, quindi chiamato proprio inserviente. Poi, Parks and Recreations. Parks and Recreations lo danno anche su Mediaset Premium, per chi ce l'avesse. Niente, io sono innamorata di Leslie Knope perché è una persona fantastica, ma
Lei fa parte dell'amministrazione americana del appunto Dipartimento Parchi e si dà al suo lavoro con tutta se stessa e ha una serie di colleghi, uno più divertente dell'altro, sono meravigliosi, sono da rinchiudere così, un unico manicomio in cui metterci tutti quanti. Quindi Parks and Rec è meraviglioso, notare la mia pronuncia così molto male. E so che ora deve uscire la settima e ultima stagione. Poi, Heart of Dixie ve l'ho nominata prima perché è una serie TV che ho seguito perché c'è Rachel Bilson, quindi Summer di The O.C., una ragazza bellissima, bellissima. Ha un viso, dei capelli, uno stile, come la vestono. Lei è piccolina, magrolina, sempre sui tacchi, vestita fighissima, un trucco bellissimo. Ed è una serie TV che si svolge a Bluebell, Alabama. Ovviamente da seguire in inglese, diciamo che l'accento del sud è un po' più difficilotto da seguire, cioè le serie newyorkesi sono molto facili, ma queste con l'accento del sud sono un pochino più complicate, specie quando parlano i neri. Io non... Allora, non dico la parola nero come una cosa offensiva, ci mancherebbe altro. Gli afroamericani, insomma, vabbè, fate come volete. Però sono molto più difficili da capire, quindi lì i sottotitoli sono obbligatori. Per me, per questa povera ignorantella, perché li seguo con molta più facilità, logicamente. Quindi, Heart of Dixie è molto carina da seguire e dovrà uscire a breve, credo, l'ultima stagione, che credo sia la quarta. Poi è appena, allora, da poco. Ah, un'altra serie TV che devo controllare perché non so se ci sia un'altra stagione è Two Broke Girls. Ilarità Palate, molto pungente, una ragazza Caroline che si ritrova dall'Upper East Side a Brooklyn col culo per terra perché il padre ha perso tutto in prigione, eccetera, si trova per strada, trova lavoro in una tavola calda e stringe amicizia appunto con tutti. Con Max, che è un'altra cameriera, e con tutto il cucuzzaro. E sono meravigliose, hanno delle battute pazzesche, pungenti, anche volgari, meravigliose. Quindi, Two Broke Girls. Poi c'è Mike e Molly, una serie. Allora, lei è Suki di Una mamma per amica. Come vedete, io prendo spunto dalle serie TV, dai telefilm. E poi, se vedo che c'è un attore che mi piace, bam, vado e seguo anche la nuova serie TV. È così che si creano delle catene. Quindi, Mike e Molly sono due obesi, lei e lui, che si incontrano in uno degli incontri tra gli obesi anonimi e si innamorano. E quindi c'è tutta la serie incentrata appunto sulla loro storia. Tutti anche i personaggi, familiari, amici, eccetera. Belline, mi piacciono da morire. Da diversi anni io seguo The Big Bang Theory. Allora, io l'ho scoperta per caso un pomeriggio e ho iniziato a seguirla così col mio fratello più piccolo, ma diversi anni fa. Forse c'erano solo la prima e la seconda stagione, quindi saranno almeno 6-7 anni, qualcosa del genere. 6 anni, siamo all'ottava adesso, quindi più o meno 6 anni fa, quando non se ne parlava come se ne parla oggi. È iniziato un po' così. Le prime puntate ho detto: ma mi sembra un po' una minchiata, sai, i soliti nerd. Bah, mi sembrava un po' priva di contenuti. Andando avanti, già all'interno della prima stagione, ho capito che non avrei più potuto fare a meno. Sheldon è il personaggio più assurdo di tutta la serie TV, ed è un personaggio che crea dipendenza. The Big Bang Theory va seguita, ragazzi, perché è qualcosa di fenomenale. Andando avanti con le stagioni, poi si inseriscono nuovi personaggi.
E niente, è come avere una famiglia nuova, quindi va assolutamente seguita. Più nuove è che sono, quindi The Big Bang Theory tra l'altro è iniziata da poco. Ho visto l'altro giorno la 8x5, quindi insomma è iniziata da 5 settimane circa la ottava stagione. E sono ricominciate da 5 settimane anche altre due, che credo siano le ultime due che vi posso consigliare tra le serie TV per ridere, che sono New Girl, lei è Zooey Deschanel, la frangetta più famosa di tutta il mondo delle serie TV. Jess è meravigliosa, lei è Jessica Dale, che vive, fa l'insegnante della scuola elementare e vive con altri coinquilini maschi, uno più suonato dell'altro. New Girl è veramente geniale, mi piace tantissimo, come mi piace The Mindy Project. Mindy Lahiri, che poi lei è la produttrice e la protagonista, che si chiama Mindy Kaling, se non sbaglio, dottoressa indiana, sovrappeso, una pediatra, una ginecologa ostetrica. Diciamo che nasce come un medical, nel senso che sono tutti medici, ma di medico non c'è assolutamente niente in questa commedia, e lei è fortissima. Cioè, secondo me, tutte noi un po' cicciottelle vorremmo avere la sicurezza con cui questa sfoggia questi abiti attillati, coloratissimi, anche con degli abbinamenti veramente improbabili. Niente, lei va in giro portando le sue curve, le sue ciccette con una sicurezza invidiabile. E lei è fortissima, lei è fortissima. Ah, ragazzi, mi è venuto in mente adesso che ho pensato a Mindy, perché io seguo lei su Instagram, ma seguo anche Lina Dunham, che è la produttrice, credo anche, nonché una delle protagoniste della serie TV Girls, che non è una commedia, ma è più drammatico, è un misto tra commedia e dramma, secondo me. Girls, secondo me, va visto. Quindi, se volete, segnatevi anche quello. Poi Lina Dunham è quella. A proposito di ragazze sovrappeso che non se ne fanno un problema, come si vestono, ecco, c'è anche lei, e lei è proprio così nella vita, cioè si vede anche dalle foto che posta, da quello che fa, è meravigliosa. Chi è sovrappeso può capire, insomma, che è no normale che noi ci mettiamo, ci immedesimiamo, ecco, in alcuni personaggi quando li vediamo. Comunque, va bene. Aggiungo anche alcuni consigli delle serie TV che allora sono terminati in questo momento e quindi sto aspettando che io mi auguro che rifacciano una nuova serie e sono allora una è Devious Maids, Devious Maids, Devious Maids, cioè sono delle colf, delle cameriere, delle. Sì, perché alla fine in casa la domestica, ecco, non mi veniva il nome, e parte con una serie di. Sono domestiche latinoamericane di posti diversi, tra l'altro, non tutte allo stesso posto, che lavorano non so se siano a Beverly Hills. Forse sì. Comunque per dei gente ricconissima, quindi ognuno sapete com'è, un po' alla Desperate Housewives, ciascuno i suoi segreti di famiglia. Inizia come un giallo perché si deve scoprire nella prima stagione chi è l'assassino di chi, quindi di una determinata persona. Le domestiche fanno amicizia tra loro e poi insomma ci sono delle storie sotto. L'ho trovata brillante, anche la seconda stagione mi è piaciuta molto e spero ne facciano una terza, ma penso di sì. Ho terminato di guardarla qualche mese fa, è finita invece da pochissimo Mistresses. Allora, Mistresses, quindi amanti, cercate Mistresses US perché c'è anche una vecchia serie TV che non so se fosse inglese, ma che non si è cagato nessuno. In questa serie TV invece, è il che mi riporta ad una vecchia serie TV anni 90 che sarebbe Streghe, Streghe in cui c'era il
sia Brenda di Beverly Hills, Shannon Doherty, credo, che Alissa Milano. Io lì ho conosciuto Alissa Milano. Ecco, Alissa Milano fa parte del cast di Mistresses. Tra l'altro, se in Streghe l'abbiamo vista iperfisicata esageratamente, a un certo punto era qualcosa di, sembrava uscito dal chirurgo plastico, aveva le tette qua, gli addominali praticamente tipo tartaruga, era super fisicata. In Mistresses la vediamo rotondina, che secondo me ha tirato in lei una bella. Tra l'altro, penso abbia almeno una quarantina d'anni o quasi 40 anni. Insomma, se io ne ho 31, anche gli altri cresceranno, non solo io. È di una bellezza disarmante, a parte il trucco. Lei ha sempre dei tipo rossetti sempre sul fucsia, ciliegia o nude, e gli occhi sempre perfettamente nude, matte con una sottile linea di eyeliner e le ciglia, probabilmente ciglia finte. Qualche chiletto in più che. Guardate, io sono stata incantata dalla femminilità che ha tirato fuori in questa serie TV, o comunque per come sia cresciuta, appunto per come sia diventata. Quindi Mistresses lo stesso, intrecci, storie d'amore, che ve lo dica fa. Una serie quasi tutta al femminile, perché le protagoniste sono quattro donne, ciascuna con la sua storia, che appunto si intrecciano. Eccetera, eccetera. E poi vi consiglio un'altra serie che è appena terminata, della quale aspetto con ansia, ma chissà quando cavolo uscirà la terza stagione, Masters of Sex. La storia di Bill Master e Virginia. Cacchio, non me lo ricordo il cognome di Virginia. Vabbè, mi perdonerete. Johnson, credo. Una serie TV basata su una storia vera, cioè sullo studio che hanno fatto questi due personaggi, lui un medico ginecologo ostetrico, credo, e lei la sua segretaria, improvvisata segretaria, e poi appunto è entrata a far parte di questo studio sul sesso che è stato condotto, credo tra la fine degli anni 50 e gli anni 60. Trovate comunque su internet, trovate un sacco di informazioni, che è stato appunto trasposto in una serie TV. Masters of Sex ovviamente ha anche delle, insomma, delle forti componenti erotiche, non che si veda granché, però insomma ha dei momenti particolarmente espliciti, ed è coinvolgente da morire. La loro storia mi ha presa dalla prima puntata. E io sono pazza di loro, niente, quindi ve lo volevo dire. Una serie TV che è terminata, che ho seguito diversi anni fa, è Diario Segreto di una squillo per bene, cioè A Secret Diary of a Call Girl, ed è una serie TV su una squillo per bene, insomma, di alto lignaggio londinese, anche lì. Parecchio esplicito, lei mi piaceva un sacco. E quindi, nel caso in cui non l'abbiate mai visto e vogliate andare a spulciare, a cercare, a trovare, sappiate che è una serie TV notevole. Una serie TV invece un po' particolare, credo sia australiana, della quale è appena iniziata la seconda serie, è Please Like Me. Una serie TV che ha come protagonista un ragazzo un poco più che ventenne che scopre, dopo essere fidanzato con una ragazza, scopre di essere gay, cioè scopre, sì, diciamo scopre, o si rende conto, ecco meglio, di essere in realtà, appunto omosessuale, e inizia. Ovviamente tutto si intreccia con i rapporti molto difficili che ha con una madre molto complicata, che ha molti problemi psicologici, un padre abbastanza assente che si è rifatto un'altra vita, i rapporti con i suoi coinquilini. È una roba un po' australiana, quindi molto british anche, con dei dialoghi abbastanza particolari, una serie TV in cui tutti sembrano perennemente sporchi, sembra che nessuno mai si lavi. Almeno queste sono le serie TV che a me danno questa impressione. A proposito di serie TV geniali, io sono disperata. Allora, io ho scoperto questa serie TV, questa è british, proprio, penso sia proprio londinese, si chiama Amanda, e io vi invito ad andarla a cercare. Amanda si chiama? No, ma lo devo cercare, lo cerco in diretta, perché io ogni tanto mi sbaglio col nome di questa.
No, ma penso che lei sia Amanda Hart, quindi ora ve lo cerco. Vi prego, allora, sono solo tre stagioni, credo che ci siano 6 o 8 episodi ciascuna. Allora, se voi avete presente la tipica comicità British, questa serie TV incarna esattamente quella comicità. La trovate anche sul sito tipo piratestreaming.co adesso, perché il .com è stato cancellato. Amanda Hart. Non è Amanda, quindi merda. Boh, ve lo devo trovare. Tipica comicità British, io la trovo favolosa. Lei è un personaggione, c'è cioè qualcosa proprio di un donnone enorme, non particolarmente bella, innamorata di un belloccio e cerca di conquistarlo fino alla fine. Guardate, io vi giuro, è una serie TV esilarante. Mi veniva la parola in inglese, non mi veniva in italiano. Pensate come sono messa. Sì, ma non si chiama Amanda, quindi come la finiamo qua? Porca miseria. Miranda si chiama, infatti. Si chiama Miranda Hart. Aspettate. Niente, era solo una campana. Sì. Miranda Hart. Quindi la serie TV si chiama Miranda, ve l'ho detto almeno quelle 4.000 volte. No, dovete guardarla. Cioè, se vi piace poco poco l'humor British, andatela a scoprire perché purtroppo sono solo 3 stagioni, poi l'hanno interrotta e quindi questa entra a far parte delle interrotte. Quindi incominciamo con la stagione delle interrotte. Allora, hanno interrotto The New Normal, altra serie TV. Che ha come sono tanti i protagonisti, però sono due omosessuali che vogliono avere un bambino e che quindi cercano una madre surrogato, quindi tutto molto comico, molto carino. Una delle prime serie TV che io ho seguito e che hanno interrotto e dalle quali sono rimasta malissimo, si chiama Accidentally on Purpose, che schifo, che trovo. Si chiama Accidentally on Purpose, che ha come protagonista l'attrice che faceva Dharma in Dharma e Greg, che ha avuto una storia così, one night stand, quindi una storia di una notte con un ragazzo più giovane, è rimasta incinta e niente, quindi purtroppo una sola stagione, era carinissima questa serie TV, interrotta, morta, finita. Alcatraz. Alcatraz era una serie TV così, oh, da fiato sul collo, per me intrigantissima, misteriosissima, appena inizia un pochino a dire, oddio, ah, forse è così che è successo, la serie TV al 13° episodio si interrompe e voi rimanete come delle pere cotte, quindi io vi invito a non guardarle queste serie TV, perché se vi appassionate come è successo a me, rimanete fregati perché non esiste un continuo, quindi Alcatraz, morta. Morta come, non so, Harper's Island, queste sono serie un pochino più dark, un pochino più fanno parte tra il misterioso e il soprannaturale, ecco. Harper's Island, una serie TV finita. Person Unknown, una serie scusate, una stagione terminata. Chi l'ha più potuta vedere? Last Resort, The River, finite. Heroes, allora Heroes mi pare siamo arrivati alla quinta stagione, quindi ce n'è un bel po' da vedere. Mi aveva appassionato tantissimo. Poteri soprannaturali, personaggi, salva la cheerleader, merda, salva la cheerleader, salva il mondo. Qui c'era Milo Ventimiglia, cioè Jess Mariano di Una mamma per amica, e anche Veronica Mars. Niente. Finita la quinta, noi siamo rimasti con un pugno di mosche in mano. Io non saprò mai come andrà a finire la storia e la cosa mi fa molto incazzare. Poi un pochino più leggere, avete presente Toni Collette? È un'attrice, se non l'avete presente andatela a cercare perché Toni Collette è qualcosa di meraviglioso. Per me, non so se abbia mai vinto niente, ma per me merita l'Oscar. È una interprete ha fatto tante cose, ma io ce l'ho impressa per la magistrale
centrale interpretazione nella serie TV che ha avuto diverse stagioni ma che poi è stata cancellata, United States of Tara. Lei è la protagonista femminile che soffre di personalità multipla, quindi nello stesso momento incarna più, ci sono più personalità dentro di lei e quindi ciascuna richiede un modo di parlare, un modo di vestire, un modo di atteggiarsi diverso e lei è bravissima in tutte. Lui, il marito, è Aiden di Sex and the City, altra coppia Carrie e Aiden che io ho adorato. Sinceramente mi piacevano più di Carrie e Big, però mi rendo conto che anche loro due funzionano benissimo. Quindi United States of Tara per me è stato un lutto. A proposito di Toni Collette, hanno chiuso anche Hostages, molto recente, che da poco hanno dato anche su Mediaset Premium in quattro lì perché ho la TV, ma cioè non è normale. Anche qui lei è bravissima, ma sono stati tutti abbastanza bravi. Ecco, qua c'era il padre di Marissa, di DOC, un attore che mi è sempre stato abbastanza sulle palle, ma abbastanza scialbino, non mi è piaciuto lì, non mi è piaciuto in nessun altro film o serie TV in cui io l'abbia visto, non mi è piaciuto neanche qui, quindi Hostages mi dispiace, però io vi dico, soprattutto United States of Tara, anche se non, insomma, è stato interrotto, quindi non è che abbia proprio una vera fine, guardatelo perché Toni Collette merita tutta l'attenzione di questo mondo. Anche Hostages, se vi piace il genere, merita. Poi hanno così altre cose, guardate con come si dice, con voglia, Dio carina questa serie TV, le hanno troncate. Life Unexpected, la storia di una ragazzina adolescente che ricerca i suoi genitori, che l'hanno avuta quando erano adolescenti, quindi hanno praticamente 2 anni di differenza, e appunto c'è la storia della conoscenza, ecco, tra queste tre persone, forse loro due poi si ameranno ancora, la serie TV finisce, ciao, noi non sapremo mai come andrà a finire. Poi, quindi Life Unexpected, ve l'ho detto, e poi c'è, allora, una serie TV che è una sorta di family drama, Dirty Sexy Money, famiglia ricca, figli, storie, intrecci, figli nascosti, padri nascosti, anch'essa stroncata, sulla serie di Sex and the City c'era Lipstick Jungle, forse qualche cosa un po' scopiazzata, ma anche lì vedete un sacco di, quindi donne in carriera, vestiti bellissimi, scarpe bellissime, meravigliose, anche lì una stagione stroncata. Io me la sono comunque scaricata e ogni tanto la riguardo perché è troppo bellina. Quindi Lipstick Jungle, Samantha Who, tradotto poi in Samantha Chi nella versione italiana. Samantha Who era... Beh, anche qua c'era Suki, di Una mamma per amica, io l'ho trovato cioè, per me era geniale, lei che perdeva la memoria, quindi non si ricordava, la dovevano ricordarle tutte le episodi della sua vita, eccetera, per me era geniale, bam, interrotta, finito, non l'abbiamo più potuto vedere. E poi, infine, della produttrice di Una mamma per amica è uscito poi Bunheads. Il Bunhead è praticamente la crocchia che si fanno le ballerine, e appunto ed è una serie TV dove tra l'altro c'è, dunque si capisce che è fatta dalla credo sia Amy Sherman Palladino, se non sbaglio, si capisce perché avete presente i dialoghi, come si dice, velocissimi, non era il termine che volevo, scusate, che ci sono tra Lorelai e Rory, in particolar modo, quindi quelli che in inglese sono così, ci rimani un po', se non conosci già il testo a memoria vengono un po' difficilini da seguire. Ecco, si capisce che viene dalla stessa madre, è stato partorito dalla stessa madre questa serie TV, perché anche in Bunheads i dialoghi sono così velocissimi e sono meravigliosi. E tra l'altro c'è Emily Gilmore, che è meravigliosa,
fa l'insegnante di danza, quindi ci sono anche le adolescenti ballerine, la storia, lei la protagonista è una sorta di ha un qualcosa di Lorelai proprio per il suo sprint, la sua positività continua, eccetera. Molto carino, molto molto carino. Purtroppo è terminato. Forse hanno fatto due stagioni di Bunheads, non mi ricordo. Se uno o due, forse due, ma comunque, anche questo effettivamente meriterebbe così uno sguardo. Poi le serie TV per riflettere un po', quelle che sono un po' che ti fanno riflettere. Anche questa è terminata, hanno fatto solo 4 stagioni, che ho visto qualche anno fa, ed è Being Erica, cioè essere Erica, essere Sandy, vabbè, insomma, Being Erica, una serie TV canadese di questa ragazza che spesso quando apriva una porta entrava quasi in un'altra dimensione, nella stanza del suo analista, che la portava poi indietro nel tempo a rivivere diversi episodi della sua vita per poi arrivare ad un punto, insomma, a scoprire, ad analizzare, a toccare determinati nodi, determinati problemi della sua vita. Questo è un misto tra una commedia e un drammatico. Io Being Erica ve lo consiglio, anche se finito un po' così. Comunque sono 4 stagioni molto carine. Brothers and Sisters, io qua mi sono commossa. Io non sono una frignona, oddio, negli ultimi anni un po' sì, piango da sola, io non piango con gli altri, ma piango da sola, non mi faccio le, cioè, non è che pianga chissà, non singhiozzo, però mi commuovo. E in Brothers and Sisters effettivamente ogni tanto è iniziato forse a scapparci un po' di commozione. Ragazzi, questa serie TV, se non l'avete mai vista, guardatela. Sono, mi pare, 6 stagioni, mi pare di 5-6, forse 6, un dramma familiare molto bello. Io adoro i drammi familiari. Se dico dramma è dramma, se no drammi familiari con due M in italiano. E niente, per me il suo degno sostituto è stato Parenthood. Parenthood è una serie TV. Allora, è appena iniziata la 5ª stagione, credo sia l'ultima. No, credo, è l'ultima. 5ª o 6ª? Ma non me lo ricordo più. Comunque, appena iniziata l'ultima stagione, e io sono, mi pare che siano usciti 3 episodi, io ho pianto in tutti e 3, cioè vi dico solo quello. Parenthood è meravigliosa. Perché Alessandra segui Parenthood? Perché c'è Lauren Graham, cioè una Lorelai di una mamma per amica, e ho fatto molto bene, perché è una serie TV fantastica. Guardate Parenthood se non la vedete, perché è meravigliosa. Poi ci sono i Medicals, cioè Dr. House, Grey's Anatomy, che continua a seguire anche l'11ª stagione, anche se non dico niente perché non mi va di spoilerare, perché c'è gente che non ha ancora finito le altre, quindi non dico niente. Però vabbè, cara Shonda Rhimes. Di conseguenza, se avete visto Grey's Anatomy, non potete non aver visto Private Practice. Quando Edison se ne va da Grey's Anatomy, vedono bene di costruirle attorno un'altra serie TV dall'altra parte dell'America, quindi dall'altra costa, e c'è Private Practice, che io ho adorato. Mi dispiace che sia finito, mi pare abbiano fatto 5 stagioni, purtroppo è terminato, ma io avrei continuato a guardarlo senza nessun problema. Quindi, insomma, ovviamente questi sono tutti, non sono proprio l'allegria dell'allegria, questi, specialmente i Medicals, ma vabbè, che fanno un po' riflettere, senz'altro. Poi, vabbè, uno che ho visto che va di moda, perché peraltro appena Lolla nomina una serie TV, bam, sembra che tutti vadano a guardarla di corsa, Orange is the New Black. Io lo guardo dall'anno scorso, penso sia uscito l'anno scorso. Comunque sono uscite due stagioni. Comunque io l'ho guardato appena uscito, perché l'ho trovato per caso, credo, nel sito da cui prendo i sottotitoli, quindi Italian Sub,
Ho iniziato subito a guardarlo dalla prima puntata e mi è piaciuto tantissimo. Non mi soffermo perché insomma tutti già lo conoscerete, quindi mi piace molto. Desperate Housewives, se vi è piaciuto Desperate Housewives, quindi guardate The Views Maids perché secondo me è un genere che vi può piacere. A me è piaciuto tantissimo, le ho viste tutte, anche quando le ridavano poi in replica su Rai 4, io le ho sempre guardate, fantastico. Altra serie TV che merita e che non è decisamente allegra, ma che fa riflettere, anche abbastanza dura, è Nurse Jackie, quindi l'infermiera Jackie, un'infermiera bravissima, ma con dei problemi con le pasticche, quindi ha dei problemi di addiction, di dipendenza che continuano e continuano sempre. Penso siamo arrivati alla sesta stagione, non accenna a finire, diciamo. Molto bello Nurse Jackie. E poi una serie TV che ho scoperto nel corso del 2014 è Orphan Black. Ragazzi, guardate Orphan Black perché lei mi pare si chiami Tatiana Manning, Tatiana, non lo so, cercate Orphan Black perché Orphan Black è favolosa. Evviva! Zero, non voglio rispondere. Orphan Black qui, guardatela, perché lei in questo caso interpreta diversi personaggi maschili e femminili e come tanto mi è piaciuta Toni Collette. Anche lei non soffre di personalità multipla, ma deve fare appunto diverse persone gemelle, diciamo, uguali a lei. Mamma mia, ragazzi, è meraviglioso Orphan Black. E poi un'altra serie a cui sono affezionate, che fa riflettere, che fa parte però di quelle un pochino della sezione giallo, è Rizzoli and Isles. Allora, vabbè, Rizzoli, io penso che Jane Rizzoli non la conoscessi. Lei, Sasha Alexander, no, Sasha Alexander è là. Devo rispondere. Ce l'abbiamo fatta. Cosa stavo dicendo? Rizzoli and Isles, bellissimo. Lei poliziotta, l'altra, due donne ovviamente, l'altra medico legale, e Isles è la sorella di Paisy in Dawson's Creek. Lei è Sasha Alexander, credo. Io ogni tanto me le confondo. Sì, Angie Harmon e Rizzoli, Sasha Alexander. E Isles, che tra l'altro lei è sposata con il figlio di Sofia Loren, se non mi sbaglio. Ma comunque, poi ci sono le serie TV un po' più dark, un po' più misteriose. Lost spicca tra tutte, con un finale di stagione che a me non è piaciuto per niente. Io faccio parte della categoria che non ha trovato un minimo significato, perché allora o me lo sviluppi questo finale, me lo spieghi, oppure ti fermi la stagione prima, perché non ha senso. Cioè non puoi farmi finire all'ottava, credo, alla settima o all'ottava stagione, una roba del genere, me la fai finire in questa maniera così tremenda. Io faccio parte di quelli che così, magari in maniera molto superficiale, dicono: a me non mi è piaciuto il finale di Lost. Banshee è un'altra serie TV tutta sangue, pugni, calci, è molto drammatica. Scusate, ma mi si sta addormentando una gamba, anche perché sono tipo un'ora e mezza che parlo. Banshee lo stesso, Banshee è abbastanza dura, e sono quelle serie TV insieme a, non so, Supernatural. In Supernatural c'è colui che è diventato un gran bonazzo, cioè che era Dean, il fidanzato di Rory, che si chiama Jared Padalecki, qualcosa del genere, con il suo caro fratellino. Allora, Dean in Una mamma per amica, Sam in Supernatural, che ha un fratello che si chiama Dean, quindi io per le prime tre stagioni non sapevo mai chi fosse Sam e chi fosse Dean, poi l'ho capito. Supernatural, ovviamente lo dice la parola stessa, è piuttosto soprannaturale, non è per tutti, sicuramente non è per tutti, ed è una di quelle serie TV insieme a Banshee, Fringe, Dexter, mi limito a queste adesso. Supernatural, Fringe, in Fringe c'è Paisy di Dawson's Creek, Dexter, vabbè, Dexter la conosciamo quasi tutti. E Banshee sono quelle serie TV che io amo guardare con qualcuno, cioè io ho iniziato a guardarle non da sola e quindi non riesco a continuare se non,
con mio fratello in particolare, se non sono con lui non riesco a continuarle. E poi vi dico perché. The Following, per cortesia, guardate The Following. Io mi auguro esca presto la terza stagione. E quando guardo serie TV come The Following e come Shameless, che sono sicuramente due categorie completamente diverse, qui mi chiedo, ma gli sceneggiatori, ma si drogano pesantemente? Guardate che ci vuole. Cioè, è raccapricciante pensare che l'anima, che la mente umana possa partorire certe sceneggiature. In maniera diversa, ripeto, ma The Following, quindi delle sette pluriomicide, delle cose allucinanti, e in Shameless la demenza più totale con dei picchi di schifo che talvolta non si può guardare Shameless mentre mangi, per dire. E infine, tra quelle un pochino non dark, non particolarmente misteriose, un po' strane, c'è Revolution, che ho guardato ma non mi ha così entusiasmato. Fa parte di quelle catastrofiche, cioè all'improvviso l'elettricità nel mondo sparisce, quindi si deve ritornare, per chi sopravvive, diciamo i sopravvissuti devono tornare all'epoca, insomma, senza elettricità, senza niente, quindi rivivere di nuovo. E quindi qua ti fa venire nervoso che tutti siano sempre perfettamente puliti, depilati, e non penso fosse così probabile, con le asciutti, cioè mi fanno il nervoso senza una ricrescita, boh, ma comunque Revolution. Poi ci sono le serie TV nuove, cioè quelle che ho scoperto da poco grazie a Sky Go. Ho scoperto allora Crisis, che ho visto che Simona ha mollato dopo due puntate. Io l'ho continuata. Devo dire che le puntate più interessanti sono state per me le prime due e le ultime due. È terminata, erano 14 episodi se non sbaglio, non so se faranno un'altra stagione, ma abbastanza assurda nella sua assurdità, non mi è dispiaciuta. Non muoio certo dalla voglia, ecco, non sto proprio fremendo nell'attesa della nuova della nuova stagione. Mentre invece, anche qua Simona l'ha bocciata, The Leftovers, cioè gli scomparsi, questo va abbastanza, anche qua entra a far parte dell'assurdo delle serie TV. Ho solo due minuti, ma quanto cazzo sto parlando? Io non so se sia possibile montare un video del genere, ve lo dico, non penso, cioè penso che nessuno mai lo guarderà. Comunque, The Leftovers, assurdo, e i bianchi fanno paurissima, per chi l'ha visto sa che le persone, i bianchi fanno una paura mortale. È finito così all'improvviso, io sicuramente guarderò la seconda stagione. The Bridge, io sono alla seconda stagione, penso che anche loro siano alla seconda stagione, non mi è dispiaciuto. Ho cercato di guardare anche la versione, non so se fosse svedese, danese, ma per carità non mi piace, io sono fedele agli americani, quindi per me è The Bridge US. E poi un'altra serie TV della quale di cui sto aspettando un'altra stagione è Hannibal, quindi la storia di come è stato scoperto Hannibal Lecter, il rapporto con la polizia che aveva, eccetera. Mi è piaciuto molto, abbastanza schifoso da non guardarlo mentre state mangiando. Lui peraltro uno chef sopraffino, se non cucinasse sempre organi interni, ecco. E devo cercare altro episodio. Comunque finisco qua dicendo che un altro episodio, cosa sto dicendo? Altro spazio nella memoria. Una che ho appena scoperto, del quale sono uscite solo tre puntate, è How to Get Away with Murder, quindi come, diciamo, cavarsela in un omicidio. Solo tre puntate sono uscite, ma mi sta intrigando. Cerchiamo spazio. Poi, e sto finendo, giuro, ci sono quelle serie TV che ho mollato perché proprio dopo un po' non ce l'ho fatta più. Me sono venute in mente solo tre, strano, ma io sono sicura di averne mollate altre. Allora, Gossip Girl, cioè dopo, sono arrivata alla quinta, che penso sia l'ultima stagione, ma non ce l'ho fatta più. Che palle. Ho mollato sia Gossip Girl che Pretty Little Liars, le piccole ragazzine bugiarde, per lo stesso motivo, perché vedere queste ragazze, cioè la credibilità era diventata
troppo sotto zero. A me queste storie di questi ragazzini ricchi e viziati che vivono questi drammi incredibili, no, no, non mi piacciono, mi sono rotta le scatole, forse ho raggiunto un'età per cui non so, non sono più interessata a queste cose, non lo so, comunque entrambe mi hanno a un certo punto fatto e le ho mollate, così come ho mollato Revenge dopo la prima, serie perché... Boh, mi sembrava una minchiata e quindi l'ho mollata. Ci saranno sicuramente persone che mi mangeranno la faccia per questo, perché so che queste tre. Vabbè, ormai Gossip Girl è finito da un po', però sia Revenge che Pretty Little Liars piacciono moltissimo, anche a Chiara piacciono tantissimo e probabilmente mi mangerà la faccia, ma niente, io non ce l'ho fatta. E poi ci sono infine, e giuro che finisco in fretta, tanto ve le devo solo nominare. Quelle serie TV che io ho accantonato non perché le abbia mollate, cioè non perché non mi siano piaciute, ma perché... Solito rumore pazzesco. Devo finire l'ultima stagione. Allora, una vecchia che ho iniziato diversi anni fa è Weeds, quindi le canto l'erba. Non mi ricordo perché non l'avessi finita di vedere più. Forse, sai, sapete quando aspettate che esca la nuova stagione e poi vi dimenticate, non la scaricate più? Penso di essere arrivata alla quinta e non l'ho più guardata. Era cambiata molto nel corso delle stagioni, non era più lineare così come era iniziata, perché ovviamente poi si complicano anche per dare un po' di succo alla storia, quindi insomma. Devo terminare Supernatural, devo terminare la nona stagione ed è appena iniziata la decima, quindi mi devo sbrigare. Banshee, Dottor House, io non ho ancora finito di vedere l'ultima stagione di Dottor House, questo è imperdonabile. Fringe, Supernatural, Banshee e Fringe e Dexter, devo finire di vedere perché le guardo con mio fratello e quindi voglio guardarle soltanto con lui. Californication, lui era quello di X-Files, che ha decisamente cambiato personaggio. Californication è, diciamo, una serie TV abbastanza esplicita. Tra l'esplicito, l'assurdo e il volgarotto, però vabbè. E infine vi nomino una serie TV che ho visto soltanto perché la davano su Rete4, che è Lie to Me. Lie to Me merita perché è quella serie TV in cui c'è il dottor Lightman che capisce, interrogando i sospetti di diversi reati e omicidi, eccetera, capisce dal tuo, io sarei fregata, dalla tua movenza, dalle smorfie che fai, da come ti metti, da come parli, dal sopracciglio che si muove, se sei colpevole o innocente. Quindi molto curiosa, insomma, un po' così. Allora, ho paura adesso che unirò tutti i video. Secondo me ho superato un'ora parlando. Io penso proprio di averla superata. Non posso fare dei tagli perché sarebbe assurdo, cioè dovrei eliminare delle serie TV e no, non penso di volerlo fare. Vabbè, è inutile che lo dica perché se siete arrivati a questo punto vuol dire che l'avete visto tutto e vi ringrazio tanto. Io mi auguro che non mi mollate, per favore, non mi mollate, mettete pause, guardatelo alla fine, guardatelo il giorno dopo, la settimana dopo, un mese, metteteci. Vabbè, e niente, le serie TV series addicted mi guarderanno. Vabbè, è stato divertente, è stato, e io l'ho detto, era complicato fare questo tag, cioè questo tag, questa chiacchierata sulle serie TV. Ma vi saluto davvero. Ciao!